campionati sono finiti tutti e finirà anche questo. In questo momento, ripeto, conviene, almeno dal mio punto di vista, concentrare sforzi sulla prossima stagione. Condivido per certi aspetti quello, ho seguito l'intervista del loro mister, cioè da qui alla fine di salvaguardare la dignità, cercando comunque di dare il massimo. È una situazione complessa, forse meno difficile di quello che si vuole far trasparire, però in tutto l'ambiente credo che condivido poche prese di posizione, sia all'interno che all'esterno, all'interno del gruppo, il pubblico e quant'altro. Però in questo momento mettersi a fare polemica non serve a nulla, restiamo con i nervi saldi. La partita l'avete vista un po' tutti, è stata una partita abbastanza modesta, dove siamo andati in vantaggio, credo non abbiamo rischiato nulla, purtroppo sono infortunio difensivo, abbiamo preso pareggio e alla fine credo che le squadre si sono contentate avendo anche paura, peraltro noi abbiamo espresso una certa paura in tutta la partita, una squadra contratta che voleva vincere, però voleva vincere ma avendo paura poi di essere raggiunta, quando gioca in queste condizioni non aiuta. L'ultima cosa che mi sento di dire, se le cose vanno come devono andare, se qualcuno interessa di rimanere a Foligno di questo gruppo, faccia vedere qualcosa, perché se devo prendere spunto dalle ultime partite, diciamo che il Topino c'è gran lavoro, cioè, diciamo una battuta, ma volevo dire tutti a mare, ma a Foligno il mare non c'è, c'è il Topino, quindi ci dobbiamo limitare a questo, ecco, insomma, anche dal punto di vista caratteriale, non solo tecnico, qualcuno andrebbe anche salvato, purtroppo quando si parla va sempre fatto, soprattutto in pubblico, un ragionamento di carattere generale e non dei singoli, però l'amarezza è tanta, perché comunque qualche punto in più, qualche soddisfazione, è una squadra che può giocare per certi versi anche con la mente libera in questo momento, credo che qualcosa di meglio ci si possa aspettare, però ripeto, prendiamo comunque, anche nei momenti peggiori c'è qualcosa di buono, quindi prendiamo il gol di Fermanelli di buono, prendiamo la volontà e la voglia di qualcuno, insomma qualcosa andiamo a pescare di buono anche in una prestazione che tutto sommato, insomma, non è stata esaltante, però voglio anche dire che tante altre volte a parità di condizioni abbiamo poi alla fine perso. Abbiamo preso un punto che credo ci tiri fuori definitivamente giù di lì dal discorso play-out, almeno spero. Cerchiamo di lavorare per il futuro. Vero che 2 anni fa c'è successo del tutto, però credo che debba venire giù il mondo. Comunque abbiamo 4 partite, non è che non dobbiamo fare punti, tutt'altro. Dobbiamo andare a Colle Valdels innanzitutto per fare i nostri punti, per giocare la nostra partita contro una squadra che avrà bisogno assolutamente di vincere, però l'abbiamo giocata, siamo stati magari scarsi e scadenti, però abbiamo giocato con tutti e giocheremo anche queste 4. Perché vinciamo 1-0, purtroppo un errore che può capitare a tutti, li ha fatti pareggiare, alla fine cioè, secondo me è di più la stanchezza ha prevalso, perché comunque i primi caldi, oggi giocare sotto al sole era pure brutto, quindi non credo il Torino. Sì, forse la concentrazione, perché finalmente abbiamo fatto gol e quindi per portare 3 punti a casa e ce la stavamo tenendo, però alla fine abbiamo fatto gol, finita 1-1. Le ultime quattro partite devo fare più punti possibili, perché comunque ancora non è niente di matematico la salvezza, e poi non credo noi puntiamo alla salvezza, puntiamo pure a fare il meglio possibile, sia per il Foligno Calcio che per noi singoli giocatori. Un'altra opportunità anche magari per i giovani? Sì, per l'anno prossimo, per metterci in mostra, chissà se qualcuno ci viene a vedere, quindi sempre dare il meglio. Senti, ennesima contestazione dei tifosi, in qualche maniera questo ti dispiace, no? Nel senso che personalmente non mi dispiace, perché comunque non ci hanno mai applaudito a favore, cioè oggi ci hanno contestato e ci contestano sempre, quindi non abbiamo mai avuto un sostegno da parte loro, quindi cioè, ormai non ci fa né caldo né freddo. Diciamo che noi sappiamo fare molto meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, però anche noi
Stiamo vivendo una situazione non bellissima con quello che erano le aspettative sui rimborsi, per cui è stata soprattutto questa una settimana un po' particolare, un po' difficoltosa. Venerdì i ragazzi non si sono allenati, per cui sapete benissimo, no, che quando poi non si può lavorare con la concentrazione, le cose poi... Però diciamo, sono soddisfatto del punto, perché l'obiettivo nostro di questo fine campionato è comunque di non perdere la faccia, di mantenere una certa dignità, soprattutto per quello che abbiamo fatto, e poi ognuno cercherà la propria strada. È certo che diciamo, è una situazione difficile anche per il Foligno. Io credo che aver sentito i tifosi alla fine un po' così, tifosi, anche se Foligno ci ha abituato un po' numericamente ad avere tante più persone allo stadio, credo in una situazione così si debba soltanto arrivare alla fine più dignitosamente possibile, e poi se ci sarà la forza e la volontà di fare qualcosa di meglio, perché questa è una piazza importante e sicuramente lo farà. Per quanto riguarda noi, avevamo come obiettivo la salvezza, a un certo momento ci siamo trovati anche a sperare a qualcosa di più, però averla ottenuta quest'anno in un campionato comunque che io ritengo molto difficile, averla ottenuta 10 giornate in anticipo, perché sostanzialmente è quello, è grande soddisfazione. Noi giochiamo sempre col 4-3-3 solitamente, però abbiamo perso Sciamanna, che per noi è un elemento importante, e senza di lui facciamo un po' fatica a sviluppare bene la manovra con il 4-3-3. Domenica con questo modulo avevamo fatto molto bene, giovedì con la Massese, per cui sapendo che comunque un risultato positivo il pareggio qua a noi ci poteva star bene, ho preferito partire con la stessa situazione. Poi una volta in svantaggio ho cercato di dare, anche se poi nell'intervallo abbiamo perso anche Diamè, che aveva un problema sotto la pianta del piede. Però, quindi è stata una sostituzione, sì, di infortuni e non per scelta tecnica? No, l'avremmo sempre fatto il 3-4-3, però avremmo tenuto Diamè come punta, avremmo allargato un centrocampista a destra. Questa è una situazione che noi comunque nell'arco del campionato abbiamo adottato alcune volte, per cui niente, siamo contenti di aver portato a casa questo punto, perché ribadisco, in questo momento per noi l'importante è mantenere una dignità, nel senso che non mi dispiacerebbe rovinare quello che di buono abbiamo fatto con queste ultime giornate, considerando pure che noi siamo, se vedete la lista, noi a oggi ancora non abbiamo trovato una squadra che è sotto, più giovane della nostra, anche se poi parametri della Lega attuano un altro sistema, basta avere un giocatore del vivaio che ti dà, però anagraficamente siamo la squadra più giovane. Sì, questo è un ragazzo 96, molto bravo, ha delle qualità molto, deve soltanto maturare fisicamente e mentalmente, però ha delle ottime qualità.